La Roma passa come da pronostico agevolmente allo Stadio Adriatico per 4-1, riportando a più 4 il vantaggio in classifica sul Napoli, rimanendo a meno 8 dalla vetta. Tutto facile per i giallorossi, già proiettati al derby di domenica prossima con la Lazio. L'ennesimo KO stagionale sancisce invece la retrocessione matematica del Pescara in Serie B dopo una sola sciagurata stagione nella massima serie. Si ripartirà il prossimo anno dal torneo cadetto, ancora con Zeman, ma con una squadra probabilmente rivoluzionata. La Roma si presenta in campo con il solito 4-2-3-1, in difesa Emerson e Preferito, Juan Jesus. Il Pescara risponde con il 4-3-3 di stampo zemaniano e con coda centrale al posto dell'infortunato Campagnaro. Al terzo pronti via e gol della Roma annullato a Salah per fuorigioco che lascia parecchi dubbi. Al quinto arriva la risposta del Pescara affidata a Bebek che crea un brivido nella difesa capitolina. Gara a viso aperto soprattutto per merito della Roma che al sesto è vicina al vantaggio con El Shaarawy che trova la respinta di Vincenzo Fiorillo. L'assedio romanista è costante con Dzeko che al 18° ci riprova trovando ancora un Fiorillo reattivo. Passata la Buriani, i ragazzi di Zeman riescono a spostare il baricentro in avanti di qualche metro con la Roma che per qualche minuto tira il fiato. Si arriva così negli ultimi 10 minuti della prima parte di gara, quando la Roma trova però negli ultimi secondi del primo tempo le due reti che decideranno di fatto la partita. Al 44° è Strootman sul servizio di El Shaarawy a trovare l'1-0, mentre qualche secondo dopo ci pensa Nainggolan a raddoppiare dopo un'azione in contropiede avviata da Salah e rifinita da Dzeko. Per il Pescara è notte fonda, anche perché al 3° minuto della ripresa Salah con un tiro ad effetto da 18 metri va a segnare il gol del 3-0 sotto la curva dei tifosi romanisti. La differenza di valore in campo è a dir poco evidente, visto che Dzeko arriva ad un passo dal 4-0 all'11°. La squadra di Spalletti fa accademia al cospetto di un delfino affranto. Al 14° lampo però del Pescara, prima con Biraghi e poi con Bebek, prima del poker firmato sempre al 14° ancora da Salah e ancora in contropiede. In una gara che non ha poi più nulla da dire, spicca al 25° la plateale protesta di Dzeko verso Spalletti al momento della sostituzione con Grenier. È l'unica vera emozione del secondo tempo, anche perché al 31° si vede Caprari con una bella conclusione a cui dice no in angolo Scherzeni. Il Pescara trova poi il gol del 4-1 al 38° con Benalì, prima del palo colpito su punizione da Biraghi al 42°. Troppo poco però per mettere pressione alla Roma con la testa al derby con la Lazio di domenica prossima. Per il Pescara la testa invece al prossimo campionato di Serie B.